Ciao a tutti, anche oggi un video di Wargamer Dragon con la campagna. Allora, l'altra volta abbiamo perso questa divisione che ci dava gli ODTC e qualcos'altro. E niente, cioè siamo messi veramente quasi da culo, a parte qua, che siamo messi così così. Non so neanche come potremmo riprendersi i territori, ma vediamo. Singhiozzo, scusate. Niente, andiamo a Seul, anche qua sarà veramente una battaglia col fiato sul collo. Facciamo delle Najin. Vediamo se faccio risolvere automaticamente. Se abbiamo perso. Kundai. Un'altra S3B. Come ho fatto per una S3B? Dai. Va bene. Tanto è morto, sono morti loro, quindi perfetto. Facciamo così, ce la togliamo anche questa delle palle. Possiamo fare finalmente fine turno. Fine turno, di cui che cosa succederà? Sono che loro muovere, oh santo cielo. No, sono andati lì. La divisione caccia va lì. Siamo costretti ad attaccare. Aviazione convoglio. Questa perlomeno era la zona con più rinforzi. Quindi quella ha messo meglio. Allora loro hanno degli igla. Bene. Da 15 punti. Ne fagot, 40 di questi. Questi con il grappolo. 17 di questi. Vabbè, non posso neanche averne 17. E niente, direi che a parte gli igla possiamo farli tutti fuori tranquillamente. Senza troppi ma, troppi ti. Bene. Ok, niente ragazzi, comunque facciamo. Niente, andiamo. Poche palle, poche cicce, andiamo. Vediamo come va. Ok, allora ragazzi, stiamo le nostre fob qua giù. Il nostro comandino qua. L'altra fob, perché le fob dopo non si possono più mettere, sono dei casini. Allora, bisogna stare attenti a quei cazzo di igla perché possono dare un sacco di problemi. Qua. Ok, direi di mettere questi. Fanteria, cosa abbiamo? Ah, abbiamo questi anche. Ah, beh, di fanteria effettivamente ne abbiamo allora, non è che non guardavo bene. F25 li mettiamo lì. Li mettiamo lì. Questi due li mettiamo qua. Dopo manderò dei comandi in giro, magari. Non saranno troppi problemi. Mette qua. Andate qua, tu vai qua, voi andate qua, scendi, eccoli, attenzione. Questo.
Quello che era proprio messo peggio e... un elicottero è poco male, ma tutto scarico praticamente. Ma che cazzo hanno fatto, Martello? Riuscite a beccare una cazzo di comando a 100 punti, cioè, avete dei problemi. Pettine e proviamo a fuggire. Deghi 중입니다.
morite. Mangiati qua contro me. Il comando su Changcheng ah sì, e rispondo da pochi secondi. Se ne vediamo un'altra, dai. Oh, è un altro comando morto. Quindi vuol dire che hanno un altro comando da qualche parte sulla mappa che sta girando a cazzo. Della fanteria, sì. Il cazzo. Eccolo. Ah, ma cazzo. Ah, però posso andare qua. Trovate il comando. Siamo un po' molto veloce. Vediamo per il tempo. Passato sopra un'orda di nemici a non finire. Dio. Cazzo è il comando qua. Eccolo, morto! No. Dove l'hanno messo? Ah, di nuovo qua.
Scusate ragazzi, sto facendo super mega veloce, ma non capire che cazzo. Perfetto, questi anche questi li ho presi. In ogni modo non abbiamo ancora trovato il comando. Siamo qua. Attenzione, abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Oh sì, sono morti tutti, vaffanculo. Oh. Sono partite molto veloce, ma... Oh, attenzione. Baguette. Vabbè, tanto va che chiamano baguette. È pronto per essere schierato ad ogni porto coreano del Mar Giallo. Sarà supportato da un reggimento di carri pesanti in un paio di giorni. Finalmente. Dovrà essere bello un portatore di classe Tarawa e pronto a unirsi alla task force americana, scortata da un robusto gruppo di marines e numerosi squadroni di Harrier. Sotto nella valle hotel deve essere messo in sicurezza per poter permettere lo schieramento. Ok. Nonostante la ricognizione ci hanno comunicato che numerosi reggimenti nordcoreani stanno prendendo la marcia mentre gli altri continuano la loro offensiva. Dio sa solo perché, ma questa è una benedizione per i suoi uomini. Grazie. La comunità di nemiche sono saturi da moltissimi messaggi, c'è un gran confusione, sembra che temono uno sbarco, ma stanno rischiando alcune unità per difendere Pyongyang. Molti generali hanno criticato questa decisione, ma da loro non hanno più comunicato nulla. Sembra che la situazione si stia ribaltando. Sminga il loro ultimo attacco e usa i rinforzi per scacciare dalla Corea del Sud. Questo obiettivo è liberare l'intero paese in breve tempo. Allora calma, 40 punti non sono tanti, dobbiamo riavviare i Tomcat. Sono 14 su 100, poi c'è da riarmare tutti questi, che poveretti ne hanno bisogno, però noi possiamo fare così, intanto. Attenzione, i T-90 ci riattaccano. Guarda che abbiamo gli elicotteri, però. Gli elicotteri e gli Hornet che... No. Sì, torneranno qua tipo prima di subito. Perfetto. Tu vai su settore India. Vai anche tu di qua, meglio seguirli a ruota. Questo non possiamo darli qua, peccato. Qua. Ah, ok, vabbè, tanto non già che questi facciamo volare, cioè volare, facciamo andare qua. E in tutti questi ci rimangono un po' di punti. Ma possiamo riarmare, attenzione. Sì, finalmente. Finalmente, ragazzi. E questa è la nostra che ok. Allora, vediamo. Tiriamo un po' di sospiri. Telemix 10 ah ok,
dei Mistral, che sono buoni, dei Rima, buoni. Ah ok, proprio MX Recon, costano 30. Questa invece è proprio fanteria, mortaio leggero, più andare dei Brennus quasi quasi. Prendessero la Lafayette, divisione Harrier non è male, anche c'ha le bombe e andrebbe qua. Voglio andarmi a conquistare Queen Gao. Ok, e va bene, bene ragazzi, per oggi è tutto, e la Trainer Ragno qui chiude. Ciao.